Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su The Outer Worlds e abbiamo appena recuperato... Dimmi, Felix. Tour guide? I've seen all 12 episodes of Terror on Monarch. Kind of an expert. Monarch is a wretched hive of terrorism and anarchy. We'd best top off our ammo stock before we leave. Ma non ti preoccupare, c'è Parvati col martello, noi non abbiamo bisogno delle munizioni, lanciamo Parvati, non ti preoccupare. Stavo dicendo, abbiamo appena recuperato la nave chiave per Stellar Bay, quindi ora completeremo la consegna di tutte le missioni che abbiamo fatto e poi ce ne andiamo fortissimo via da sto posto, lasciando tutto questo ben di Dio all'interno delle cassaforti. Poi, ah giusto, poi la signorina qui che... Wow, sono già arrivati gli automeccanici? Sono arrivati prima loro di me? Wow! Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Prego, prego, mi dà dei soldi lei, spero. Cartuccia di bit. Perfetto. Quanta roba mi ha dato, grazie signora. Riportare le registrazioni della signorina, salve. My comm center already got an update ping from the backup relay. Perfetto. I trust everything went smoothly. C'era un pazzo omicida, no, glielo posso dire, ma c'era un tizio che è andato fuori di testa, là, che voleva uccidere tutti, imbrattare tutto di rosso e nessuno frega un tubo. E va bene, allora tieni i tuoi dati. Thanks. Hmm, that's odd. Cosa? The only messages in the queue are encrypted ones. Hmm. Looking at the transmission logs, the relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. E chiediamoci perché, magari, eh? Well, whatever's the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. Prego. I secured quite the payment authorization for you from Chief Junlei. Try not to spend it all in one place. Ma perché non stiamo parlando se ho livellato del tizio pazzo che voleva riempire le strade di rosso? Perché non stiamo facendo questa pazzia? Ok, ultima fermata. Fermi tutti, ne abbiamo ancora una da fare, giusto? Fermi tutti, dobbiamo anche livellare, ma ne abbiamo ancora una da... Ah, giusto, dovevo portarmi i Parvati, mi sono dimenticato i Parvati. Arma nel vuoto c'è ancora? Il terminale di Otton parlava di cercare tra venditori del mercato nero della pioniera e di Belrivo. Riferimenti di potenti armi, quindi ce ne sono altre. Ok, perché Gladys non ha più niente, ho comprato tutto da Gladys. Ah, questa, giusto, 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 la signorina della subluce. You weren't followed, were you? I hope not. Miseria, cos'è? Ho la navichiave per Stellar Bay, quel lavoro è ancora disponibile? Sure is. Welcome aboard, contractor. Mm-hmm. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. Vado a recuperarlo? We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Belrivo! Buono! Guarda come tutto si collega alla perfezione. Di che tipo di recupero stiamo parlando non me lo dirà mai, però provo. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, bene! The only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Buono sapersi! Dangerous stuff. Acid for the nucleon in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Ah, yes, Alta Vitae. I knew someone who inhaled it by accident. I'd never seen anybody spontaneously combust before. Come? I see your friend here is the brains of the operation. Ah, senta. Good. Non iniziamo ad insultare. Every salvage crew needs one. Devo portarmi Ellie, porca miseria. Ellie ne avrebbe saputo a pacchi su sta roba. Va bene, now, accetto il lavoro. Going. Non mi interessa cosa sta facendo la subluce. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Il fatto che tu me lo dica, esatto. Il fatto che tu me lo dica e sottolinei così tante volte mi fa pensare che non dovrei stare tranquillo. Felix Millstone, sublight agent. I like the sound of that. Ok. Quindi stiamo facendo qualcosa di losco, devo guardare le spalle. Ma se io inizio a camminare con la schiena incollata al muro, non dovrei risolvere il problema? Cioè, non c'è nessuno che può starmi alle spalle se sto sul muro. No? Forse. Boh, chi lo so. Allora, devo andare a recuperare Parvati. Mi sono dimenticato i Parvati, porca miseria. Parvati, sei pronta? Ci siamo, eh. Questo è il bar, Parvati. Questo è quello che tu odi. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner.
Ma io inizierei con il prendere un bicchiere e portarlo alla bocca, poi vedi tu. Parla con lei, ok. Ok, so what are we drinking? You're the expert. Owen, don't worry on the price. I got this. Va bene. Let's just do it proper. Sei proprio sicura di volerlo fare? Sembri nervosa. Proviamo a persuaderla ancora un attimo. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake thinking about what June Lay said and feeling my heart shake. Quindi vuoi proprio... va bene. Inizierei con la birra, ma Lungacqua hai detto che l'odore ti fa venire da vomitare. Che ne pensi del vino? Oh, wow. You remembered. Well, that's fruit and such, right? Okay, wine it is. Bottoms up. Wow, this is really kind of nice, actually. Oh no, che ho fatto? Who'd have guessed old fruit could taste so good? Oh no, che ho fatto? Diventerà un'ubriacona. Oh, I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Ti godi da bere con un amico. Yeah. I guess we are that, huh? Friends. Friends give each other counsel, right? Mm-hmm. What do you think I should do about June Lay? Because I feel about as aimless as an automech with a busted nav chip. Ma veramente te l'avrei già detto io cosa devi fare? Devi parlare con lei, non con me. Comunque, inizia col dirmi perché il suo messaggio ti ha turbato tanto. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Cos'è che ha scritto esattamente nel messaggio? Non l'hai letto? It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. Ah, quindi a noi ci ha mandato una versione. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think June Lay still has feelings for her? I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Forse è meglio se bevi dell'acqua. Non voglio avere Parvati che canta per tutta l'inaffidabile, va bene? Come on, Captain. I'm here to drink. E puoi bere l'acqua. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. E infatti, sei già tutto ubriaca. Guarda, Captain, hai bevuto un bicchiere di vino e sei già tutto ubriaca. I want to talk to June Lay all the time. Even about silly things, but... I'm so scared. Di cosa? Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Ma che palle sti Isabella, te la cerco e l'ammazzo e fuori dalle balle. C'è un modo facile di ottenere le risposte a tutte quelle domande. Vai da lei e parla. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. Chi ha parlato di contatto That's... fisico? Ha detto parlare. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later she's not? E allora ognuno prenderà la propria strada, Parvati. Funziona così, purtroppo. Just move on? Like, snapping your fingers? Eh sì? I don't know. Maybe I got a weak heart. It all just seems... impossible. Non lo saprai finché non provi. Yeah. Yeah, I know you're right. I just wish it were that easy, is all. I'm not used to speaking free with folks. Back in Edgewater, there wasn't no one who wanted to know my mind. Accepting my dad. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... wow. So much to think about. Quindi le chiederai di uscire? Oh, gosh. I don't know, Captain. Do you think I should? Non chiederlo a me. Credi in te stessa. Okay. Vai, Parvati. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Vai, adesso, vai. Just as soon as we get back to the ship. No, adesso, vai. Sia qui, perché dobbiamo tornare indietro, poi... Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. Grazie! Come on, let's go. Avete sentito? Ha detto che sono una brava persona. Solo le manine un pelino lunghe, però ha detto che sono una brava persona e se l'ha detto Parvati io ci credo. Hey, sono riuscita a non far ubriacare Parvati. Yeee! Yeah! So che volevate vederla tutti cantare per l'inaffidabile, ma io no. Grazie, va bene così.
La piccola Parvati ha un qual certo livello di dignità e finché avrò potere poi cercherò di preservarlo per sempre. Lo chiedi a me, non ti ho programmato io, posso? C'è la via libera, grazie. I was about to watch the latest episode in Halcyon Helen's thrilling serial adventure. Fermi tutti, questo è il DLC. Sì, questo è il DLC, Assassinio su Eridianus. Eridanus, non Eridianus. Ada, una nuova serie televisiva pronta da vedere. No, però non la faremo adesso, perché c'era scritto livello consigliato 30. Io sono al 14, quindi ci fermiamo. Aspettiamo un attimo a fare questa. Poi giusto un secondino. Parvi? Che problema hai adesso? Hey. Captain, I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried, I even liked. I guess it's not all disgusting. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Ah, vedi che è felice. Se la facevo ubriacare, probabilmente mi avrebbe odiato per sempre. Mi fa piacere sentirlo. I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the distant future. Anyway, I messaged Jun Lei when we got back and she replied super quick. Bene. Okay. Ah, me lo leggi, okay. I was awake half the night thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning and it was unclear. I was drinking when I sent it, otherwise I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Quindi la crisi di Isabella è stata solo un grande fraintendimento? Yeah. Okay. I mean, in my defense, it's not like June was all too clear about what she was trying to say. Sì, però anche tu hai costruito un castello dove non c'era assolutamente niente, però dettagli. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Prego, Parvati. Fatto? Abbiamo finito col vino e lo zaffiro? Che qui abbiamo i problemi di cuore. Ok, fatto, fine, perfetto. Dovrei parlare con Phineas, io in teoria. Welcome back, Captain. Ciao, Ada. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Certo! Passamelo sullo schermo. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. I certainly wouldn't call it boring, especially if your idea of fun involves navigating a hostile biosphere populated by carnivorous monsters. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Avrei delle domande da farti. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Ah, ok. Allora te le ho già fatte. Va bene, passo e chiudo, finito. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Terminale di navigazione. Quindi possiamo andare su Monarca. Perché tutto il resto lo abbiamo fatto. Vado, io vado. Se nessuno ha nulla da dire, va fatto, sono andata. Attenzione, pericolo, com'è? Ah, perché di Cascadia probabilmente mi serve un'altra... Oh, mi serve un'altra chiave, forse. Attenzione, pericolo. Vabbè, Stellar Bay. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Ah, ma... Aspetta. Sono due pianeti, mi pareva! Che cacchio! Ma è enorme sto pianeta! È gigantescosissimo! Dai! Please avoid damaging yourself or others while you are out. Oh, ti stai preoccupando di nuovo per me? Che carino, Ada, grazie! Voglio dare un po' di varietà nei miei companion. Ultimamente mi sono portata Parvati e Sam, a sto giro mi porterò Ellie e Felix. Il vicario continua
a non interessarmi assolutamente, io non so cosa farci. Ragazzi, mi spiace. Voi fan del vicario, sempre che ce ne siano, mi spiace. Prima o poi arriverà anche il suo turno perché dobbiamo fare la sua secondaria, però più avanti, dai. Quindi noi non siamo sul pianeta gigante, ma siamo sul pianetino piccolo che c'era davanti, perché il pianeta gigante è quello là, va bene. Tra l'altro sembra che lentamente mi stia arrivando addosso, non so perché questa impressione. Sembra che mi si stia muovendo verso di me. Tra l'altro la sicurezza non c'è nemmeno qui, Ellie. Qui non ti stai stupendo però di questa cosa, va bene. Ah no, eccoli. Dipendente, ok. Allora, come si scende qua? Dove devo pigiare io per scendere? Ecco qua. Andiamo. Salve. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Sembri sorpreso. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only three of them these days. Still, they tend to scare folk off. Ci vuole più di qualche nave da combattimento per spaventarmi. Wish more folk could say that. Gets awful quiet guarding a landing pad that never gets used. Okay. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-world traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. Vai! On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay. Yeah! Home of the freshest Saltuna and Halcyon. Please state your name for the records. Capitano Tiberio ed è l'inaffidabile. Well, there's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Stellar Bay è davvero così isolata? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Sarà fatto, Grim? Oh. And if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Allora, sono appena arrivato in città, ho messo un piede in città e già mi chiedono favori. Non sanno neanche da che buco di galassia sono uscito e mi chiedono i favori. Va bene, dipende. Che succede? I got this Rizzo's Rangers Toswell poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Felix, ho trovato il tuo nuovo migliore amico. Sei contento? Non risponderò a questa cosa avendo Felix in squadra perché probabilmente mi arriva un dropkick in faccia, quindi... Sembra un poster di valore. I couldn't really say, I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Va bene! Chiederò del tuo poster. Thanks a bunch! Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Sei fortunato, amico. Devo proprio andare al bar. Aspetta che l'attivo pure sta missione. Scusi? Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest Saltuna and Halcyon. What can I do for you today? Grim ha detto di chiederti del poster di Battipalla. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man. Because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it. But if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. Okay. But I'll warn you. Grim wore her patience thin a long time ago. Prima ho sentito che stai avendo problemi di soldi. Io non finanzio niente a nessuno, eh. Ve lo dico già da adesso. Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptodon acid. Perché mai? Idea brillante! I didn't have any choice. That's all Sebastian had in stock the other day. Se hai così tanti bit da buttare, ho un sacco di spazzatura che potrei venderti. Oh, I don't need any of it. It's also I can talk to Sebastian. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Non farò la guida amorosa anche per te. Non so neanche chi sei. Ho già Parvati. Ho già il mio da fare io. Non me ne frega assolutamente, no, non gli parlerò. Chiedigli di uscire e non mi rompere le balle. I couldn't. What if he says no? Ah. Hey, maybe you could ask him for me. No! I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work.
Non me ne frega assolutamente niente che ci trovi Sebastian, non so neanche chi è sta tizio, cioè per Parvati lo faccio, per questo chi cacchio, cosa vuole, ma perché? Tiberio, e perché vai a parlare sempre con tutti? Una cassapanca di affari tuoi ogni tanto non te la puoi fare, no, eh? Che miseria. Il video di oggi termina qui e se mai dovessimo fallire nell'intento di salvare la speranza e quindi non diventare gli eroi dell'umanità, potremmo sempre aprire un'agenzia di incontri. A quanto pare siamo bravissimi in questo. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.